Buongiorno, siamo alla sede della Caritas diocesana, siamo in compagnia del presidente, del direttore della Caritas, Carlo Mele. Facciamo un bilancio di quest'anno, direttore. Un bilancio prima della chiusura e degli auguri per il nuovo anno. Allora, intanto buona giornata a tutti, buon Natale, siamo ancora nella ottava del Natale, prossimi, come tu hai detto, al nuovo anno, al 2023. E il 2022 è stato un anno ancora caratterizzato da questa epidemia dovuta al Covid, che in parte ci ha lasciato riprendere la normalità. Però, stiamo vivendo anche la guerra, che è tragica, che è tuttora in furia in Ucraina, e poi del caro energia che sta affliggendo molte famiglie, le nostre famiglie già provate da Questi sono i tre grandi problemi che ha vissuto in tempo. prima persona la Caritas. Sì, e su questo chiaramente stiamo cercando di rispondere, di essere attenti e vigili, per offrire un servizio quanto più prossimo e quanto più alla portata e ai bisogni delle nostre famiglie. È un bilancio un po' da una parte che ci chiede di cambiare, di leggere i cambiamenti, di far sì che le nostre strutture convertano e cerchino soprattutto di dare quelle risposte importanti, necessarie ai bisogni della nostra comunità. Ci stiamo riuscendo, stiamo cercando di fare passi anche con tanta cura e con tanta attenzione. Lo stesso Vescovo Arturo ci sprona soprattutto a migliorare la nostra modalità. Speriamo, adesso l'importante è che le nostre famiglie, questo è il momento, il Natale è anche il momento della famiglia, di riflettere sulla nostra famiglia, riscoprano insomma questa speranza, questa luce che li può portare a rivedere il loro cammino e a trovare una strada per uscire da una povertà che li opprime. Qui dobbiamo essere attenti tutti, siamo tutti chiamati, anche singolarmente, perché la solitudine è quella che è più preoccupante. Dobbiamo evitare di lasciare le persone sole. Spesso un sorriso, una chiamata, un semplice gesto può aiutare le nostre tante solitudini a non sentirsi emarginate ed isolate. C'è stato un periodo in cui il volontariato ha vissuto la crisi, coinvolta anche naturalmente dal Covid. Pare che ora ci siano segnali, ci sono presenze nuove, c'è una voglia di darsi, di contribuire a che queste opere servano gli ultimi nel modo più funzionale e cristiano possibile. Sì, e noi ne abbiamo poi la certezza, la dimostrazione, i nostri servizi non si sono mai fermati. Ecco, appunto. E qui c'è voglia soprattutto da parte delle persone di sentirsi parte di un cambiamento, di migliorare questo stato di fatto che non piace a nessuno. Un richiamo forse va fatto un po' più ai giovani, perché il futuro è vostro, ragazzi, e voi dovete già da oggi, da subito, cercare di impegnarvi, perché troverete sicuramente quello che sperate di trovare, di realizzare nel vostro futuro. Allora, i giovani, sicuramente adesso un po' spaesati, un po' preoccupati del loro futuro, la Chiesa sta facendo una forte disamina su questo spopolamento che la nostra regione sta vivendo. Soprattutto le nostre province, beneventane, irpine, stanno perdendo fior fiore di Di ragazzi. ragazzi, vogliamo chiudere ora con gli auguri.
Cosa ci aspetta da parte della Caritas per il nuovo anno? Avete qualche progetto in particolare? State elaborando piani di intervento? E poi auguri. Allora, per il prossimo anno noi stiamo cercando di potenziare soprattutto questa accoglienza, intanto per chi perde la casa, per chi resta in mezzo alla strada all'improvviso, ma anche per tutti questi profughi e queste famiglie ucraine che continuano ad arrivare perché la situazione diventa preoccupante. Quindi qui il Vescovo ha voluto che le oblate dessero un piano per questo tipo di progetto che stiamo cercando di far partire quanto prima possibile. E poi lavorare in sinergia con le istituzioni perché la nostra preoccupazione è quella di sostituirci, ma questo non è il No, compito della è Chiesa. integrarsi È integrarsi, cioè funzionalmente. noi siamo preoccupati perché in questa inversione di marcia restiamo soli. Sempre più soli e sempre più con grosse difficoltà. E Va bene. uomini, e questa solitudine determina la morte di uomini in In difficoltà difficoltà è chiaro. dove la rete non ha funzionato, no? Ma veniamo Ah, agli guardiamo al nuovo auguri. anno, facciamo gli auguri. Gli auguri intanto è che ognuno di voi possa passare gli auguri questo periodo con serenità, tranquillità. Con il sorriso, perché l'importante è essere sorridenti davanti anche a delle difficoltà, bisogna affrontarle. E che la famiglia ritrovi soprattutto quella pace e quella prospettiva, e che voi ragazzi soprattutto riusciate a raccogliere i frutti del vostro impegno, i vostri desideri si realizzino per quello che voi volete. L'augurio della Chiesa, della Caritas e del Vescovo in particolare è quello che nella speranza e nella luce che Gesù, insomma, ci lascia ogni giorno, riusciate a ritrovare la serenità, il desiderio della vita. È stato molto bello lo spot del Vescovo, no? La lampada del nostro cuore che offriamo a tutti, soprattutto alle famiglie. E questo è un messaggio chiaro, insomma. Molto, molto forte. Carlo, grazie, auguri a tutta la Caritas. Cogliamo come Circolo dei Cattolici, ci associamo agli auguri della Caritas, li facciamo al Vescovo, li facciamo a tutti gli operatori e volontari della Caritas e a tutte le famiglie della diocesi. Mettiamoci insieme e lavoriamo sempre più in modo disinteressato per chi è in difficoltà. Auguri a te, direttore, Grazie. auguri a tutti Grazie. dal Circolo dei Cattolici Cumpane. Buon anno a tutti. Grazie, direttore. Grazie a voi.